Cari amici di Fano TV, siamo qui, come vedete, in campo aperto, è il caso di dire, perché parliamo di sicurezza sul lavoro, ma sicurezza sul lavoro in ambito agricolo. Diamo il via a una serie di appuntamenti, 6 in tutto, nei quali focalizzeremo la sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'agricoltura e quindi tutti gli operatori agricoli e naturalmente gli agricoltori e le loro aziende. La sicurezza sul lavoro fu introdotta nel 1994 con quella che è conosciuta come legge 626, che per la prima volta in Italia introduceva materie di sicurezza e di tutela del mondo del lavoro e dell'ambito lavorativo nei quali ci si trovava ad operare. Per la prima volta venivano recepite normative europee. Adesso la legge è la 81 del 2008 e quindi sostanzialmente il concetto è sempre quello. Il mondo del lavoro e il lavoratore devono operare e devono lavorare in sicurezza per preservare la capacità lavorativa e anche la propria sicurezza individuale. Noi in questi 6 appuntamenti focalizzeremo quello che deve avvenire e quello che deve essere il mondo agricolo sotto questa lente di ingrandimento, ovvero sia la sicurezza sul lavoro in campo agricolo. In questo primo appuntamento parleremo dei rischi correlati all'utilizzo di pesticidi o dei fitofarmaci che sono sicuramente necessari in ambito agricolo. Tempo fa gli agricoltori utilizzavano elementi naturali come lo zolfo, adesso invece la chimica è venuta in loro aiuto, però per utilizzarli in modo corretto, senza rischi sia per la salute che per l'ambiente, occorre dotarsi di strumenti di protezione adeguati. Io ne ho uno qui che indosso, che è una mascherina con dei filtri appositi. Vedremo poi anche che cosa deve avere l'agricoltore e che cosa non deve fare in questo primo appuntamento di sicurezza sul lavoro in ambito agricolo. La difesa fitosanitaria delle colture rappresenta per l'imprenditore agricolo una delle pratiche agronomiche più impegnative. Negli ultimi decenni la ricerca ha messo a disposizione degli agricoltori prodotti chimici di sintesi molto efficaci e sofisticati, ma l'uso indiscriminato e scorretto di questi ultimi, soprattutto se a largo spettro d'azione, può causare squilibri ambientali, contaminazione di acque, terreno, aria, vegetazione e intossicazioni per l'uomo e gli animali in genere. L'utilizzo di prodotti fitosanitari può comportare un rischio chimico più o meno elevato per i lavoratori, in funzione della tossicità e delle proprietà pericolose intrinseche del prodotto fitosanitario, del grado di assorbimento, nonché delle modalità e della frequenza d'uso. Spesso la routine lavorativa comporta un eccesso di confidenza degli operatori con le attività più pericolose che, a sua volta, determina un aumento di eventuali incidenti che possono scaturire in infortunio sul lavoro e, molto probabilmente, in un periodo di tempo più o meno lungo, in malattie professionali. Visti i possibili effetti che possono avere sulla salute, è della massima importanza fare un uso corretto di tutti i prodotti fitosanitari, osservando scrupolosamente tutte le precauzioni e le prescrizioni per un loro corretto impiego. Un prodotto fitosanitario deve essere utilizzato esclusivamente sulle colture autorizzate per le avversità dichiarate e nelle dosi e modalità riportate nell'etichetta. Ogni altro impiego è illegale e possibile di sanzioni amministrative e penali. Per una corretta conservazione di tali prodotti è necessario rispettare alcune norme fondamentali, quali evitare ambienti umidi, non conservarli in vicinanza di alimenti o bevande, allontanarli da fonti di calore, conservare i suddetti prodotti in locali chiusi a chiave oppure in apposite cassette o armadi chiusi con lucchetto. Inoltre, ispezionare frequentemente le confezioni per verificare eventuali perdite o fenomeni di deterioramento. È
È fondamentale che gli addetti del settore utilizzino i dispositivi di protezione individuali, detti anche DPI, specifici sia per l'esposizione a prodotti fitosanitari durante tutte le attività in cui possono venire a contatto direttamente o indirettamente con tali agenti chimici pericolosi. In generale, i dispositivi di protezione individuali sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi sia dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. I principali dispositivi di protezione individuale per l'esposizione a prodotti fitosanitari sono suddivisi in funzione delle varie parti del corpo da proteggere. Per la protezione cutanea del corpo, degli arti superiori e inferiori sono disponibili tute, guanti e stivali. Per la protezione delle vie respiratorie del capo e degli occhi vengono invece utilizzati casco, maschere, filtri, occhiali, cappucci o copricapi. Una volta terminate le operazioni che sottopongono a rischio chimico o in caso di contaminazione accidentale, tutti i dispositivi di protezione dovranno essere bonificati o smaltiti a seconda della loro tipologia e funzione. I DPI devono essere conservati secondo le istruzioni indicate nella nota informativa e in luoghi asciutti e puliti e sostituiti in caso di rottura. Buona parte degli inconvenienti dovuti all'impiego di prodotti fitosanitari sono causati da una irrazionale distribuzione o dal mancato rispetto dei tempi e delle dosi consigliate in etichetta. Inconvenienti che si concretizzano principalmente in maggiori costi, fitotossicità elevata, pericolosità per l'operatore e per l'ambiente, maggiori residui sul prodotto raccolto. Le conoscenze necessarie per una corretta scelta delle macchine, per la loro taratura e per l'individuazione dei volumi d'acqua di impiego ottimali sono il tipo di parassita da combattere, le caratteristiche del prodotto impiegato, le condizioni climatiche in cui si opera e le condizioni del terreno o della coltura da trattare. Per ottimizzare l'effetto del trattamento è necessario che la distribuzione del principio attivo sul terreno o sulla vegetazione avvenga in modo uniforme. Inoltre, è bene evitare di spruzzare il prodotto fuori dal bersaglio e di provocare il gocciolamento. Occorre infine accertarsi dell'efficienza del mezzo operante, che deve essere oggetto di accurata manutenzione e perfetta taratura. Ricordiamo infine che chiunque utilizzi dei prodotti fitosanitari è responsabile dell'impiego non conforme alle indicazioni riportate sull'etichetta presente sulle confezioni. Il cattivo impiego e la cattiva conservazione dei prodotti fitosanitari prevede una sanzione superiore ai 3.000 euro.